mio lavoro è bello perché una volta finito quando finirò questo lavoro non lo ricorderò più. Per me è morto, perché ci sono altre idee da portare avanti. Immagina che io fino a 18 anni non sapevo di chiamarmi Secondino. Sono andato a passare la visita del militare. Allora la testa indennità non metteva il secondo nome, non sapevo. Quando sono andato lì il capitano mi ha chiamato, Cosmo del nobile Secondino. E io non andavo perché non mi chiamo Secondino. Mi giravo intorno per vedere chi si chiamava del nobile come me. Alla fine se ne è accorto, dice, chi si chiama del nobile? E io ho alzato la mano, io vieni qua che sei tu. Insomma, stiamo andando avanti, ho fatto già tutto il disegno, stiamo andando avanti. Io sono nato a Manfredonia, sì, mio padre è di Monte Sant'Angelo, mia madre è di Manfredonia. Lì a Milano ho imparato il taglio e poi sono tornato. Sì, mio padre viveva a Monte Sant'Angelo e aveva tre figli e una moglie. La moglie gli morì. Lui faceva... Congiava le peli, comprava le peli dai macellai e congiava le peli. E qui la Agunzaro, esattamente quello che faceva mio padre, che congiava le peli, puliva il mare, perché bisognava prima pulire, ricordo, andavo qualche volta a trovarlo. E allora da quello, quando è morta la moglie, è venuto a Manfredonia e si è sposato mia madre. Io sono l'ultimo dei tre figli. Ricordo molto, molto, cioè mi stimava, mi voleva bene mio padre, non tanto mia madre, non so perché. Cioè, naturalmente era più rigida, più, no, non è che non mi volesse bene. Dormivo, però non è che ricordo bene se era un sogno o la realtà, la fantasia. Mentre dormivo mi sono svegliato perché sentivo delle voci e io abito, dormo su e giù ho il soggiorno con una scala che salgo e mi sono affacciato, ho acceso la luce e ho detto oddio, ho rimasto la televisione accesa, scendo giù e non sento più niente. Vado a letto, ripeto la stessa storia, ritorno là e la stessa. Allora mi sono messo così. Credevo che qualcuno stesse dentro. Quando ho cominciato a sentire una sorta di voci, mi sono affacciato alla balaustra della scala, senza accendere, zitto zitto, scalzo, e ho incominciato a sentire. Naturalmente era il sogno. C'era da parte l'ago, poi lo scalpello, poi la penna, il pennello e la penna. Il pennello e la penna. Stavano litigando chi era il preferito della persona. E il lago incominciava a dire, no, io sono il primo, per cui io sono il più preferito. Rispondeva lo scalpello, sì, va bene, ma tu sei stato imposto. Non era diretto, invece a me ha preso con amore. La penna dice, ehi, calma, guarda che tutto quello che hai in testa non lo può trasformare alla scultura. Per cui si mette e scrive. Difatti la mattina quando si alza scrive. E il pennello dice, ehi, calmatevi perché anche a me ama moltissimo dipingere. E quando dipinge immagina un mondo diverso da voi. Allora che cosa facciamo? A questo punto mi sono affacciato e ho detto, vengo io, loro. Non sono più scappati, la luce è rimasta accesa e ho ringraziato tutti quanti.
solo l'agono, perché quello mi è stato imposto e non riuscirò mai a digerire. Comunque, mi ha dato tanto, ma è insopportabile, il resto è tutto questo. Sai, quando una cosa è imposta, fai conto che ti impongono di sposare qualcuno, anche bella, tutto quanto che vogliamo, bello, tutto quanto che vogliamo, però è imposta, e quando una cosa è imposta, è imposta. Per cui l'ho fatto fino a 45 anni, poi dopo non ce l'ho fatta più.